Allora, Sindaco, anche lei in piazza questa mattina per sentire le ragioni di queste categorie che si sentono un po' abbandonate. L'amministrazione ha adottato dei provvedimenti nei giorni scorsi. Quali sono le sue considerazioni in questa giornata particolare? Intanto è una protesta civilissima, garbata, Rispettando le norme Covid. i commercianti o comunque gli operatori che sono qui questa mattina hanno esposto ragioni che sono legittime, che sono validissime, che sono condivisibili, perché parlano a nome proprio fino a un certo punto, ma parlano anche a nome e in rappresentanza dei tanti dipendenti che hanno che si trovano in difficoltà. Quindi pensare a licenziamenti per una situazione di emergenza è sicuramente un compito che riguarda le istituzioni, un compito da affrontare con le istituzioni. Da parte mia mi hanno consegnato un documento, il tempo di approfondire, perché non, sinceramente non l'ho letto, la consegna è avvenuta pochi minuti fa. Farò presente ovviamente le ragioni, che sono quelle dell'Italia, ma insomma a me interessa la mia città, alla Regione Campania, all'ANCI, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e voglio ricordare, abbiamo scritto una lettera, tanti sindaci d'Italia, la mia firma c'era, al Presidente del Consiglio, perché non si può affrontare questa emergenza tenendo i sindaci senza alcuna risorsa, senza alcuna risorsa. Sindaco, i commercianti durante il confronto hanno chiesto, lei ha già prorogato la Tari, hanno chiesto addirittura la sospensione di Tari e Tosa. La Tari è già stata sospesa, per quanto mi riguarda, e rinviata al 2021-2022. Questo rinvio ha valore se l'emergenza continua. Se dovesse purtroppo continuare come temiamo, allora si slitterebbe ancora in avanti. Per quanto riguarda la COSAP, nessun problema, è una mia competenza e sicuramente io prorogherò quello che abbiamo già adottato, un provvedimento di quest'anno, anche per l'anno 2021. Mano tesa quindi agli operatori commerciali, solo con la solidarietà e con l'unità si risolve il problema. Assolutamente mano tesa, è un nostro dovere stare accanto ai cittadini baronici, agli imprenditori, agli operatori, a chi sta in difficoltà, e credo che questi settori siano obiettivamente in difficoltà. Ci sono tante ragioni, non possiamo venire meno a quello che è un nostro dovere. Grazie.